Buongiorno a tutti. Allora, in questi giorni ho deciso di fare un esperimento. Allora, ho deciso di lavare tutto con il sapone di Marsiglia. Allora, ieri praticamente ho pulito tutti i piatti, le padelle piene di grasso e tutto quanto con sapone di Marsiglia. Perché faccio questi esperimenti qua? Perché ogni tanto imparo qualcosa anch'io, ecco. Vi devo dire una cosa, facendo questo esperimento qua ho imparato una cosa secondo me molto, molto interessante. Praticamente ragazzi, io in cucina ho un tagliere, vedete quello blu? Con questo tagliere qua io taglio solo la cipolla, solo esclusivamente la cipolla. Perché? Ho diversi taglieri perché la plastica assorbe l'odore. Io ho provato in tantissimi modi a lavare quel tagliere lì, ecco. L'unico modo che l'unico modo dove va via l'odore è mettere in lavastoviglie. Però con il resto, con detersivo per i piatti, con aceto, l'odore non va via. E facendo questa cosa qua, lavare piatti sempre con sapone di Marsiglia, mi sono accorta che l'odore di questo tagliere qua è andato via. Come vedete, l'ho annusato qualche volta per sentire proprio l'odore. L'odore è andato via. Ecco ragazzi, anche quando facciamo, non so, tipo qualche piatto, la carbonara, ecco, la carbonara è un piatto dove rimani qualche odore l'odore di uova, ecco. Per far andare l'odore di uova possiamo usare il sapone di Marsiglia e così l'odore va via. Come vedete qua, ho aggiunto anche bicarbonato perché praticamente ci avevo la spugna, che ho preso la spugna quella in bagno che non usavo per lavare i piatti, ecco, così uso anche quella lì, ecco. Ho aggiunto un po' di bicarbonato perché la padella era molto molto grassa e allora facendo così con bicarbonato ho sgrassato anche la spugna insieme alla padella, ecco. E giustamente non mi sono fermata solo a lavare i piatti, ragazze, mi sono fermata a lavare tutto quanto con saponi di Marsiglia questi giorni.
E ho pulito anche i mobili in legno con sapone di Marsiglia. Prima ho insaponato il panno con sapone di Marsiglia, dopo l'ho risciacquato e semplicemente con l'acqua e panno in microfibra ho ripassato sul mobile. Ecco. E i mobili sono venuti bene, sono tutti sgrassati come vedete. Ecco. Poi un'altra cosa che vi devo dire che giustamente usando sapone di Marsiglia non ho dovuto usare i guanti, ecco, perché non cioè sapone di Marsiglia non mi fa nessuna allergia, ecco, perché sapete ogni tanto usando qualche detersivo la pelle si irrita, ecco, con sapone di Marsiglia invece non ho avuto niente, ecco. E come vedete qua metto a dura prova sapone di Marsiglia con le padelle molto molto grasse, ecco, e ha superato la prova, ecco, perché giustamente quando faccio una prova non mi fermo con una cosa, vado avanti e per essere sicura di quello che dico e quello che faccio, ecco. Più che altro di non dire anche le bugie, perché però devo dire la verità che sgrassa bene.
Il suono di pulito, ragazze. Poi giustamente non mi fermo in cucina, pulisco anche il balcone con sapone di Marsiglia, ecco.
Questo video, ragazze, è stato un esperimento, ma è stato un bel esperimento. Alla fine abbiamo imparato una cosa bella, che è il sapone di Marsiglia fa andare via l'odore, ecco. E la prossima volta voglio provare con un altro sapone a pulire tutto e vediamo la differenza tra sapone di Marsiglia e un altro sapone e vi dirò la mia, ecco. Spero che il video vi è piaciuto, vi ho fatto compagnia anche oggi. E niente ragazze, noi ci vediamo la prossima volta facendo un'altra cosa, come vi ho già accennato. E ci vediamo presto. Ciao ciao a tutti!